Buongiorno, bentrovati. Luca Tremolada, avete in primissimo piano Elisa e Francesca. Buongiorno e benvenute. Buongiorno. Vi presentate velocissimamente, studentesse del... Studentesse del liceo Respighi di Piacenza e siamo al terzo anno di un liceo tradizionale scientifico. Con me, insomma, come co-conduttrice Alessia Di Giovanni, studentessa del magistrale del Master in Data Science and Economics dell'Università degli Studi di Milano. Allora, sono qui con noi perché come l'anno scorso hanno partecipato a Data Science for Citizen, è un progetto che mette insieme, insomma, l'università e il liceo per raccontare delle storie con i dati. L'ho detta giusta, l'ho detta benino? Abbastanza. Allora, Perfetto. abbiate pazienza, siate pazienti con me perché sono molto boomer e sono lento, per cui insomma siate serene. Adesso facciamo partire la sigla e poi partiamo. Anzi, la fanno partire le studentesse, dovete dire sigla. Al tre. Allora, dico due parole semplicemente per spiegare insomma il contesto. Qui siamo su Data Jobs, questa è una trasmissione di Infodata dove raccontiamo un po' le storie di chi lavora con i numeri, di chi lavorerà con i numeri. Sicuramente questo è un pezzo del percorso di Alessia Di Giovanni, no? Tu che cosa Sì. vuoi fare, ragazzi? Innanzitutto, quanto ti manca? Sono alla fine in realtà, sono al secondo anno di magistrale, quindi siamo proprio in dirittura d'arrivo. Cosa voglio fare dopo? Non ho ancora le idee chiarissime, penso che proverò delle esperienze lavorative, da lì deciderò poi su cosa specializzarmi. Però, Io insomma, vedo. sarai una scienziata di dati. Questo Sì, quello sì. siamo abbastanza I dati certi. sicuramente faranno parte del mio futuro, quindi questo di sicuro. E che cosa ti ha spinto a scegliere questo percorso? Allora, io credo che prima di parlare innanzitutto del percorso di questo progetto, vorrei ringraziare chi ha permesso che ci fosse questo progetto, quindi la professoressa Silvia Salini per l'Università di Milano, la professoressa Silvia Dalla Noce per il liceo di Respighi di Piacenza, insieme con gli altri collaboratori come il professor Giancarlo Manzi e la professoressa Guglielmetti. Trovo che questo progetto sia stata una grandissima opportunità per i ragazzi, ma anche per noi, perché avere a che fare con dei ragazzi del liceo che non sono così distanti da noi, ma comunque ci passiamo qualche anno, sia stato molto stimolante vedere la loro curiosità nell'approcciarsi a questo campo. È stata veramente una cosa molto stimolante. Io ho scelto di diventare un tutor insieme ad altri quattro miei colleghi per poter anche capire che visione, che altra prospettiva c'è di questo mondo dei dati. Il mondo della data science è un mondo nuovo, quindi abbastanza sconosciuto. Io quando facevo il liceo non sapevo ci fosse questo mondo. E vedere invece come i ragazzi di adesso percepiscono questo mondo mi incuriosiva molto. Quindi è per questo che in realtà ho scelto di fare questa Allora, esperienza. faccio un breve spoiler. Io ho già, e tra l'altro vi faremo vedere il lavoro che hanno fatto, lo hanno lavorato su Instagram, sui social, quindi magari direttamente le studentesse mi aiuteranno a raccontare. Noi abbiamo già caricata la presentazione, ve lo dico subito. Non dobbiamo fare il racconto articolato come abbiamo fatto all'università, però insomma raccontate quello che avete fatto. Io sono rimasto molto colpito innanzitutto per la maturità del lavoro, nel Sì, senso che mamma questo mia, cioè confermo. voi siete due ragazze, quanti anni avete esattamente? 17. 17 e voi non volete lavorare con i dati, me lo date per certo. In realtà io non so bene cosa farò, quindi penso che di sicuro questa attività, questo percorso di sicuro mi ha aiutato a capire anche il mio orientamento verso il futuro.
E poi non penso che l'analisi dei dati, come l'abbiamo fatta noi, sia tanto distante da magari altre materie come scienze, biologia o medicina. Quindi in realtà penso che in futuro potremo lavorare con i dati tranquillamente. Certamente. E tu, Elisa? Vorrei fare medicina, però i dati sono in qualsiasi ambito, quindi questa opportunità di lavorare con Anessi, con tutti questi dati di Instagram, è stata sicuramente molto utile, perché appunto nel mondo di oggi dati e numeri sono ovunque e bisogna essere in grado di saperli utilizzare. Quindi insomma abbiamo un futuro medico e Francesca insomma sta facendo una riflessione, se non ho capito male. Sì, più orientata verso la scienza comunque, la biologia e la chimica. Sì, perché quello che non abbiamo detto, voi fate parte del liceo Lorenzo Respighi di Piacenza, siete al terzo anno, state passando al quarto, quindi diciamo che c'è tutto il tempo per ragionare, per capire. Mentre Alessia, tu però non hai un posto dove vorresti, cioè un settore preciso, cioè l'idea per esempio di Instagram, a chi è che è venuta? A voi o a te, alle studentesse? Allora, noi come tutor abbiamo proposto un po' di argomenti, gli studenti poi sono andati a scegliere tra questi argomenti quelli che gli interessavano di più. Nella prima giornata che abbiamo fatto è stata una giornata molto di conoscenza e lì abbiamo discusso su Instagram e se Instagram poteva essere un tema che interessava sia a me che a loro e quindi da lì abbiamo deciso di condurre questa analisi su Instagram. Ma mi sembrava anche abbastanza... non scontato, però utile capire come un oggetto che abbiamo letteralmente sotto mano ogni giorno fosse un generatore di dati perfetto e magari non ce ne rendiamo conto quando lo usiamo, ma cambiando la prospettiva da cui guardarlo, Instagram veramente è pieno di dati e analizzarlo ci ha permesso anche di capire delle cose che sinceramente io non mi aspettavo, ne sono anche rimasta sorpresa positivamente. Faccio la domanda da boomer, ma voi Instagram vi è piaciuto perché? Perché seguite qualcuno su Instagram? Perché lo utilizzate? Io Instagram lo utilizzo, come credo tantissimi altri ragazzi, e è stato molto interessante perché abbiamo scoperto cose che magari non saltano neanche in mente, come ha detto Alessia, in positivo. E quindi è stato molto bello scoprire qualcosa della nostra vita quotidiana su cui non abbiamo mai pensato, mai riflettuto. Ma voi volete fare le content creator? Mica tanto. Per adesso no. Ma c'è qualcuno che vi piace su Instagram? Cioè qualcuno che vale la pena, che per un boomer come me può mettersi a seguire su Instagram perché ha senso? Cioè che consigliereste anche alla vostra tutor, di guarda, segui questo perché state attenti a quello che dite, perché a parte gli scherzi, qua spiego la domanda, nel senso che noi facciamo moltissima fatica, io parlo da giornalista, a capire chi sono quelli da seguire e quelli no. Ok, voi avete un vostro mondo, voi parlo alla vostra generazione, attenzione, avete sicuramente un vostro mondo con nuovi maestri di vita, content creator, eccetera, e di solito non ci si parla. C'è qualcuno che dice, ah, questo lo posso consigliare a mio nonno, ecco, facciamo che fosse il vostro, fate conto che sia vostro nonno, chi è che consigliereste a vostro nonno? Nessuno. Questa domanda è molto difficile. Allora, che consiglierei a mio nonno? Sinceramente non saprei, perché seguo persone giovani che parlano magari di moda, di sport, attori che magari appunto sia i miei genitori sia i miei nonni magari non conoscono, quindi non saprei sinceramente consigliare. Sicuramente c'è qualcuno che si occupa di temi più... diciamo più da adulti, però non saprei consigliare. Ma Alessia, mi stanno dicendo la verità o perché sono gentili? Tu no, che li conosci bene. La verità. Stanno dicendo la verità, sì. No, il mondo di Instagram poi secondo me è talmente veloce che nascono talmente
tantissimi creator nuovi al giorno, quindi è anche difficile magari starci dietro. Allora, proviamo a vedere un po' la vostra presentazione. Allora, questa è la presentazione che voi... La presentazione, insomma, è... Tra l'altro, se fate la foto allo schermo, riuscite ad accedere direttamente, per cui la lascio giusto 5 secondi, in modo tale che magari qualcuno se la vuole andare a vedere. Però, insomma, chi è che inizia a raccontarmela? Alessia, facciamo che inizia a introdurmela un po' tu e poi diamo... la parola ad Elisa e Francesca, quando magari ci spiegate un po' meglio quali sono state le difficoltà. Il progetto, ecco, raccontamelo tu, Alessia. Sì, allora, per essere coerenti col tema scelto, noi abbiamo deciso appunto di fare la nostra presentazione su un profilo Instagram, quindi queste slide che vedete sono in realtà degli screen dei post e ogni ragazzo si è occupato di curare un singolo post, che è un piccolo step della nostra... del nostro percorso, della nostra analisi. Per esempio, questo primo post è l'introduzione, dove un po' abbiamo voluto spiegare che cos'è Instagram. Non so se ci sia gente che non sa che cos'è Instagram, perché ormai almeno il nome si conosce, però magari ci sono appunto persone un po' più anziane che non hanno idea di che cosa sia il numero dei followers, quindi abbiamo voluto dare delle nozioni che potessero essere accessibili a tutti. E poi abbiamo settato le nostre research questions, che è il primissimo step importante quando si decide di fare un'analisi, perché senza degli obiettivi non si capisce poi quale strada bisogna prendere per fare l'analisi. Quello che volevamo... Esatto. Sì? Voi cosa vi siete chiesti? Cioè, quali sono le domande di partenza? Ecco, questo lo chiedo anche a Elisa e Francesca. Ci sono delle domande che voi avevate in testa e che non avete potuto esplicitare semplicemente perché i dati non ve lo consentivano? Beh, allora, parto col dire che io non ho questo social, non sono un utente di Instagram, quindi per me è stato anche importante riuscire a lavorare e a scoprire cose nuove su qualcosa cui sapevo veramente, veramente poco. E, il nostro scopo principale era quello di capire se Instagram come social funzionasse e che quindi trovare una correlazione positiva o negativa fra il numero di likes, il numero di followers e la popolarità di questo influencer. E i dati in realtà ci hanno permesso di scoprirlo, quindi le nostre domande sono state soddisfatte. E... Elisa, tu avevi qualche domanda che invece i dati non ti hanno consentito, prima di farci raccontare da Alessia com'era il dataset e come è stato strutturato? No, anche per me tutti i lavori che abbiamo fatto, tutti i dati che abbiamo trovato hanno dato delle risposte alle mie domande. E quindi non c'è nulla, non c'è una curiosità che vi è rimasta, cioè questa cosa, il mondo degli influencer non riusciamo a saperla perché c'è un limite anche nella capacità di misurazione, no, di questo fenomeno, cioè tutto quello che vi è venuto in mente, quindi dai like a, poi adesso li vedremo a che indicatori, che KPI sono stati scelti, non, cioè vi ha soddisfatto, non c'è una curiosità su come lavorano, magari anche cose che non ti possono dire i dati, cioè che cos'è che vi è rimasto di questa ricerca e che vorreste magari approfondire, oppure non ve ne può fregare di meno e dite andate dritti. Perché intanto Francesca Instagram non ce l'ha, Elisa si lo usa, però ci ha fatto capire che segue solo dei personaggi loschi che non vuole rivelare. No, sto scherzando, però insomma non c'è una domanda che... No, diciamo che la mia curiosità... Oh, scusami. Vai. No, la mia curiosità principale era capire perché determinate persone diventassero così famose all'interno di Instagram. E in realtà questa domanda poi è stata data una risposta a questa domanda. E abbiamo notato che in realtà gli influencer principali, più importanti, in realtà sono famosi per altri motivi, non sono nati sulla piattaforma da zero. E questo è un aspetto che io considero importante, su cui non avevo mai riflettuto, e quindi mi piacerebbe affrontare in un futuro magari meglio questo. Ok, Alessia, andiamo. Se posso dire una piccola curiosità che secondo me magari c'è rimasta, che non abbiamo potuto...
approfondire per questioni di privacy, perché avere a che fare con Instagram richiede per alcuni dati delle licenze che devono essere richieste, è un percorso, è un processo molto lungo, e quindi noi all'inizio volevamo anche andare ad analizzare i commenti, e questo non ci è stato permesso appunto perché dovevamo fare delle richieste che richiedevano anche molto tempo per essere approvate. Quindi forse questa è una piccola curiosità che comunque ci è rimasta. E, ma infatti, Alessia, tra l'altro, tu hai anche sollevato un tema gigante, nel senso che se noi, ed è una grossa discussione tra insomma, le potenzialità della data science, no? Cioè, quindi di analizzare i grandi moli di dati e i limiti imposti dalla privacy. Certo, questa è una cosa che anche nel mio percorso universitario con cui devo avere a che fare spesso. Anche i dati medici, per esempio, devono avere delle licenze che ci mettono anche un po' ad essere approvate. Ma infatti io recentemente ho fatto questa intervista al capo della privacy, no? Della privacy, e dei giovani, tra l'altro, gli hanno chiesto più riprese che vorrebbero usare l'intelligenza artificiale, la data science, per fare delle analisi, ma anche a livello accademico, non necessariamente per scopo commerciale, e anche per chi fa ricerca, anche per gare internazionali. Insomma, come noi in Europa concepiamo il diritto alla riservatezza diventa un problema e un ostacolo. È un trade-off gigantesco, perché voi avete la potenzialità di capire delle cose straordinarie e dall'altro però dovete anche rispettare. Secondo te come se ne uscirà? Perché questo sarà una vostra battaglia, Alessia, cioè anzi sarà una tua battaglia di data scientist, poi anche di Elisa se diventerà medico, perché nel momento in cui magari vai a capire, a fare delle ricerche, vuoi allargare il tuo campione, no? Di malati di una determinata patologia, magari vieni bloccato, secondo me anche giustamente, perché io non ti do il sì, problema. Infatti è un'arma a doppio taglio, perché da una parte ci protegge, dall'altra parte magari se ne avessimo la possibilità di poter avere a che fare con questi dati, veramente potremmo scoprire delle cose che potrebbero cambiare in certe situazioni. Infatti questo sarà, vedrai che sarà uno scoglio che verrà affrontato a brevissimo anche l'intelligenza artificiale dà una grande mano. Comunque andiamo un po' avanti. Che dataset avete utilizzato? Noi abbiamo utilizzato un dataset preso dal sito di Kaggle. Noi tutor ci siamo anche, abbiamo anche voluto far capire quali fossero i siti a cui affidarsi e quali no. Perché secondo me in un'analisi è anche importante capire quali dati sono veritieri e quali no, e capirlo da subito è importantissimo, così sappiamo a chi possiamo affidarci. Il dataset, appunto, un dataset di Kaggle, in realtà abbiamo utilizzato due dataset e li abbiamo uniti, perché in alcuni c'erano delle variabili come per esempio la professione, in un dataset c'era la variabile professione che nell'altro dataset non compariva, invece era utile per la nostra analisi. E le variabili in realtà sono le principali che si possono ottenere guardando un profilo Instagram, quindi il numero... Ecco, Alessia, ti interrompo un secondo per una cosa che devo dire dall'inizio. Allora, tu devi sapere che arrivano anche delle domande, solo che non compaiono a voi ma arrivano a noi, e mi hanno chiesto giustamente che cos'è Kaggle. Prova a dirlo io. Vai. È una piattaforma che raccoglie dei dataset e... talvolta anche su questi dataset ci sono delle analisi, una piattaforma pubblica, bisogna registrarsi con un indirizzo email e poi si possono scaricare i dataset. Ecco, una cosa da dire è che Kaggle è anche una piattaforma universitaria, nel senso che vengono anche lanciate delle challenge, delle gare da parte delle aziende private, dove sfidano i data scientist a cercare, a risolvere dei problemi, a mettere insieme dei dataset o a sfruttarli al meglio, e di solito si vincono anche un sacco di soldi, o l'assunzione in un posto, perché di solito alcune aziende utilizzano anche Kaggle per assumere, no? Per cercare i migliori talenti. Sì, esatto. 11 variabili. Che variabili che avete selezionato? Allora, le variabili che abbiamo selezionato sono appunto le principali che si vedono guardando un profilo Instagram. Il numero di follower,
il numero dei like sotto i post e anche la media dei like, che permette appunto di capire se un profilo è stato, ha avuto questa community attiva fin dall'inizio oppure no, la nazionalità per capire da che paese provenissero i principali influencer, l'attività che svolgono, quindi se sono nel campo della moda, nel campo dello spettacolo, dello sport. Abbiamo il numero dei post, che ci permette anche di capire quanto un account è attivo e quanto no, il numero dei commenti. Le variabili sono per te state sufficienti o ne volevi di più? Allora, in realtà sono state abbastanza sufficienti per darci un'idea generale dei profili. Ne avrei volute di più, sì, perché per capire appunto anche magari meglio la differenza tra numero di follower e community. Il numero di follower sono chi segue passivamente un profilo, la community sono i fan che attivamente sostengono il creator che seguono. Questa cosa forse non è stata proprio, con le variabili che avevamo, non abbiamo potuto sviluppare un'analisi su, ecco, questa cosa molto Alessia, profonda. Alla fine, ma lo chiedevo anche a Elisa e Francesca, vi chiederò che cosa nel racconto degli influencer, pensate alle polemiche che animano i giornali, anche i telegiornali nazionali, sui Ferragni, su Fedez, su Sal, non so se seguite o è una cosa che riguarda solo noi boomer che seguiamo i personaggi più famosi. Però, insomma, che cosa non abbiamo capito, o quantomeno chi racconta questi fenomeni non ha capito di questi personaggi? Cioè, ve la butto lì come domanda per voi, insomma, avete fatto un'operazione, vi faccio i complimenti, che magari i giornalisti non fanno perché non hanno tempo, no? Per cui noi non andiamo veramente a distinguere la domanda, cioè, quando Alessia dice c'è una differenza tra la community e il singolo follower, quindi tra chi si organizza, no, per seguire una star o un content creator e invece la persona che ogni tanto accende il telefonino e va a vedersi qualche commento. Ecco, lì dentro si capiscono, cioè andando proprio a analizzare i dati e guardando bene anche i commenti che si fanno a una persona, chi sono le persone che seguono e che senso ha magari investire su un determinato creator piuttosto che un altro. Insomma, la butto lì come domanda, pensateci un attimo, poi magari ci torniamo alla fine. Andiamo avanti con le variabili, infatti me le hai spiegate qui. Esatto. Vado avanti? Sì. Ok, regia, qui l'abbiamo detto. 60 giorni, il tasso di engagement, ecco, tutte queste informazioni, vabbè, tu le conoscevi, Alessia, no? Un po', sì. Voi, Elisa e Francesca, tutti questi indicatori li avete dovuti studiare in qualche modo, insomma, il fatto di frequentare i social vi ha aiutato? Poi, non lo so, ditemi. Beh, io ero a conoscenza comunque dei like, dei follower. Sinceramente non avevo mai pensato di collegare una persona con un certo stato, quindi fare questo ragionamento. Francesca? Ok. Sì, anch'io le più famose come total likes, numero di followers, le conoscevo, altre come l'engagement rate o il numero di followers più attivi, eccetera, non le conoscevo, abbiamo dovuto fare un lavoro di gruppo per andare a cercare queste definizioni anche. Ok, ma mi hanno detto che sgracchia un pochino il microfono, però è leggero leggero, per cui non vi faccio cambiare cose, ecco, per cui andate tranquilla, magari avvicinatevi un pochino al microfono, ma fa solo leggermente. Allora, adesso entriamo nel merito statistico, no? Quindi una volta abbiamo selezionato le variabili, gli indicatori, il dataset, che tipo di strumenti della statistica, Alessia, avete utilizzato? Allora, abbiamo condotto un'analisi, prima univariata, quindi univariata significa sulle singole variabili prese indipendentemente le une dalle altre, quindi abbiamo analizzato il massimo, la media, il minimo, per ogni singola variabile numerica, quindi abbiamo diviso variabili numeriche e variabili categoriche.
ma soprattutto andando avanti si vede la rappresentazione grafica, perché R è un grandissimo strumento che ci permette di rappresentare i dati graficamente e vedere qualcosa dà un impatto molto più forte, secondo me. Quindi abbiamo curato molto tutta la parte grafica, abbiamo visto come fare dei box plot, gli istogrammi, quindi ci siamo anche focalizzati sugli outliers, che cosa sono gli outlier, tutte queste questioni un po' più tecniche, che però appunto con i grafici si riescono a vedere bene, si riescono anche a capire molto facilmente, secondo me. E quindi tutta questa parte grafica. Alessia, abbiamo mi poi... chiedono che cos'è R. Sì? R? Certo. R è un linguaggio di programmazione utilizzato principalmente nell'ambito della statistica, un linguaggio di programmazione come Python, come SQL, e l'obiettivo di questo PCTO, che PCTO è questo progetto che i ragazzi del liceo devono fare per sviluppare delle competenze trasversali che possano avvicinarli al mondo del lavoro o comunque dei successivi studi. E questo PCTO era proprio incentrato sulla statistica e sull'utilizzo di R per applicare le nozioni tecniche della statistica che hanno imparato nella prima parte di questo PCTO con i professori. Il nostro contributo da tutor è stato proprio più la parte pratica, di avere a che fare, di toccare con mano proprio questo linguaggio di programmazione. Poi avete fatto un'analisi sulle variabili categoriche. Esatto. Categoriche, vedo. E secondo me da questa parte abbiamo potuto, abbiamo ricavato la maggior parte delle informazioni e le risposte alle domande che ci siamo chiesti, perché abbiamo visto da che nazioni provenissero il maggior numero di influencer soprattutto... a quali categorie appartenessero, che secondo me è stata proprio questa è stata la più grande scoperta, almeno dal mio punto di vista, non me l'aspettavo, sono anche rimasta stupita positivamente dai risultati che abbiamo ottenuto, che appunto Instagram in realtà non è che è un mezzo per persone già comunque conosciute di entrare in un rapporto più intimo con la propria comunità esatto. Di fan. E infatti questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti della vostra ricerca, anzi il titolo giornalistico è proprio questo. Elisa, Francesca, voi che cos'è che avete scoperto? Adesso vi do una lezione di giornalismo istantaneo. Cioè, il mio primo direttore mi disse che per capire che cos'è una notizia, la notizia è quella cosa che tu racconti quando entri in un bar e vuoi attirare l'attenzione. Ok, tu immaginati di entrare non in un bar, ma in un luogo dove vedi i tuoi amici e dici: oh ragazzi, sapete che? Ecco, qual è la notizia del lavoro che avete fatto? Lo chiedo a tutte e due, che è anche detto in altri termini l'aspetto che vi ha più colpito. Alessio ce l'ha già raccontato, insomma, il fatto che queste persone poi erano già persone famose e che hanno trovato un modo di entrare in contatto diretto, di dare del tuo alla propria community, ai propri fans. Per voi è lo stesso o è diverso? Anche per me la cosa che a raccontare ai miei amici è proprio quella che molti pensano: ok, è diventato famoso perché si è iscritto ad Instagram, era molto attivo con i post, le storie, e invece no, Instagram è solo un mezzo per diventare ancora più famoso. Infatti la persona con più follower è proprio Cristiano Ronaldo ed è conosciuto per il calcio, non per Instagram. Francesca? È stata la più... no, infatti è interessante. No, anch'io l'avevo già detto all'inizio episodio, e anche per anche questa cosa è la cosa che ha colpito di più anche me, soprattutto perché quando pensavo a Instagram pensavo che sì, ci fossero questi follower, questi influencer, un centinaio di influencer che avessero maggiore numero di followers rispetto a tutte le altre persone. In realtà, grazie all'analisi statistica, abbiamo potuto vedere che c'è una persona, che è Cristiano Ronaldo, che ha molti più followers rispetto a tutti gli altri, ai top 100 followers di Instagram. Quindi c'è grande disparità anche fra i maggiori influencer.
Lo chiedo a tutti, c'è qualche personaggio, qualche VIP che vi aspettavate di trovare che non c'era nella vostra classifica? Cioè c'era qualcuno che, insomma, Ronaldo sì, insomma, calciatore super famoso, cioè, c'è qualcuno che manca, che proprio diciamo, però questo è super famosissimo, però non frequenta Instagram, ormai sono quasi tutti lì dentro. Non mi ricordo se Chiara Ferragni fosse nel top 100, comunque io pensavo fosse la più famosa in Italia perché ogni giorno si parlava di lei, notizie ovunque, e invece era negli ultimi posti della classifica o addirittura non c'era. Quindi adesso vi chiamerà per farvi vedere che i dati erano sbagliati, per cui verrà fuori un tanto, se è tutta colpa di voi, date colpa al tutor, si fa sempre così, è colpa del tutor che diventerà immediatamente influencer su una cosa del genere, perché Alessia, se mai dovesse succedere, beh, a quel punto hai vinto. La polemica è l'haters che usa i dati per mettere in crisi Chiara Ferragni, il maggiore influencer. Io faccio il giornalista che scrive la storia, abbiamo già l'accordo. E tu, Alessia, hai qualcosa ti ha colpito? O quello che mi hai detto prima? No, un'altra cosa che mi ha colpito è che, vabbè, io Instagram non lo utilizzo tantissimo, lo utilizzo più che altro per magari vedere i miei amici, non tanto per le, o comunque per i cantanti, ma in un campo molto ristretto, soprattutto gli italiani. Andando di fuori dall'Italia ho visto appunto Cristiano Ronaldo, io sono rimasta sbalordita dal numero dei follower che aveva, non me lo sarei mai immaginato proprio che ci fosse, mi sono proprio immaginata tutte queste persone nella vita vera che lo seguono, e questo mi ha lasciato un attimo tra l'altro, esatto, anche perché tra l'altro questi personaggi non è che, a differenza della Ferragni, no, che comunica tantissimo, no, e che quindi ha anche una produzione, loro insomma sono anche abbastanza banali nel esatto. loro modo di, sono sì. foto più che altro, scatti, poca roba, ecco, sì, eppure sì. informazioni magari sui cantanti, per esempio sugli eventi che fanno, però non sono attivi come persone, sono più attivi come personaggi. È vero, perfetto. Sì. Stranissimo. Allora, andiamo avanti, siamo in chiusura con la presentazione. Dimmi, vado dritto? Sì, sì. Analisi di variata, questa raccontala però, mamma esatto. mia, che bello. La parte, diciamo, un po' più complessa di questa analisi è stata l'analisi bivariata. Noi abbiamo deciso di focalizzarci sulla matrice di correlazione che permette di vedere la correlazione appunto tra le variabili, quindi non più le variabili prese singolarmente, ma come si comportano le variabili tra di loro. Ed è proprio questa seconda parte che ci ha permesso di capire se Instagram come social network, come app, funziona. Se c'è una se il numero dei followers corrisponde al numero dei likes, quindi c'è una correlazione positiva, e quindi appunto questo social network è stato fatto bene, nel senso che appunto funziona. E questa è stata appunto la parte un po' più difficile da spiegare, anche da capire, perché non era più solo la media, la mediana, che magari sono concetti già sentiti, ma la matrice di correlazione ha dietro la normalità delle variabili, quindi come le variabili si distribuiscono, se si distribuiscono normalmente bisogna utilizzare un indice per calcolare la matrice di correlazione, se no un altro indice. Quindi un po' più complessa, siamo riusciti appunto a trattare anche questa parte, sono molto soddisfatta perché è una parte complessa che possiamo ritenerci, loro possono ritenersi soddisfatti di aver fatto e di aver capito. Allora, abbiamo altri 5 minuti e ho un po' di domande che sono arrivate, mi scuso perché non riuscirò a farle tutte. Allora, mi chiedono a Elisa e a Francesca se... cioè, che tipo di preparazione, perché molti non credono, insomma, che voi siete solo del terzo anno per riuscire ad aver fatto questo progetto, ecco, cioè, la richiesta è, provo a mettere insieme un po' di domande, che tipo di informazioni avevate prima di fare questo corso in campo statistico e in campo di data visualization? R immagino che non avete mai utilizzato, infatti.
No, allora noi siamo partite in realtà sapendo pochissimo della statistica. Abbiamo fatto una lezione introduttiva con la professoressa Silvia Salini, che ringraziamo tra l'altro, e che in cui ci ha spiegato principalmente l'idea generale di statistica e perché è così importante studiarla. Poi, grazie al lavoro in gruppi con i nostri tutor, abbiamo sviluppato le competenze adeguate per riuscire a svolgere questo lavoro, questo progetto, utilizzando dei dati e utilizzando il programma R che ha già spiegato Alessia. Noi prima di intraprendere questo percorso di ICTO non sapevamo usare R, non l'avevamo mai usato e a malapena riuscivamo ad usare qualche comando di Excel, quindi proprio eravamo alle basi delle informazioni sulla statistica. E sicuramente questo progetto ci ha arricchito sia dal punto di vista delle conoscenze, perché abbiamo scoperto cose che prima non conoscevamo sul social, quindi sul nostro tema di gruppo, ma abbiamo anche sviluppato delle competenze proprio a livello di saper utilizzare dei software che sono sempre più importanti, perché appunto andiamo incontro ad un mondo in cui i dati, i numeri sono importantissimi e qualsiasi sia il nostro lavoro in futuro, insomma, aver già lavorato sui dati sicuramente è una cosa più importante. Mi stanno arrivando dei messaggi, dico, non sono vere, sono delle attrici, non possono essere così brave. No, veramente, anche io sono rimasta stupita, sono stati veramente bravissimi, poi la loro velocità nell'apprendere le cose mi ha veramente stupito e posso dire che sicuro avranno un futuro bellissimo, quindi... Alessia, mi chiedono se vorresti fare la social media editor, se ti interessa rimanere ad analizzare queste cose. Non so perché me l'hanno chiesto, ma te la giro. Non mi dispiacerebbe in realtà, perché è una cosa che vedo... che appunto è nella mia quotidianità, quindi non mi dispiacerebbe fare questa cosa qua. L'ultima domanda è che social media usate, che utilizzate, perché effettivamente mi avete tutti insomma un po' spento l'entusiasmo su Instagram. Tu Alessia che cosa frequenti? Ma voi avete l'età? Aspetta, scusa un secondo. Ma voi avete l'età per stare sui social? Sì. Quanti anni avete? Sì, io ne ho 16 e 17. Ah, sì, va bene. È venuto un dubbio mostruoso, però. No, allora, partiamo da voi, poi vado su Alessia. Che social seguite che avete detto? No, ma insomma, Instagram è una roba da vecchi. Insomma, ci avete fatto capire che è un po' una cosa da vecchi. In questo periodo molto TikTok, perché vedi sempre cose nuove, video diversi, scopri che sono delle nuove canzoni... È più forse interattivo e quindi risulta più interessante rispetto ad Instagram. Sì, è anche più veloce, ti appaiono questi video e non devi essere tu che cerchi un determinato influencer o una determinata persona. Anche se poi, ragazze, cioè non c'è poco del social. Cioè, è una nuova televisione TikTok, se ci pensate. Cioè, nel senso che poi non c'è spazio di commento. Cioè, è molto ipnotico, no? Almeno io vi do la mia versione da boomer, no? Per cui vai boom, 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 continui a vedere le cose straordinariamente strane tra di loro, l'algoritmo decide lui quello che devi vedere. Però ecco, lo trovo poco social TikTok. È molto affascinante, ma poco social. Sì, quello è vero, perché... sei tu e i video, non riesci a socializzare, c'è la possibilità di fare commenti, però... Non la usa nessuno. Esatto. Instagram da quel punto di vista lì sì, è più interattivo rispetto alle persone. Alessia? Io sono fedele al vecchio Instagram. Meno male. Sono della... sì, perché sei in mezzo sì. tu. Sì, infatti anche quando ho proposto a loro questo tema, in realtà quando ne abbiamo parlato, abbiamo avuto questa bella conversazione, loro mi hanno detto che in realtà Instagram è un po' passato di moda, io non me l'aspettavo. Ho detto no, come? Io sono ancora fedele a Instagram. Non riesco tanto a stare dietro a TikTok, sinceramente. L'avevo scaricato, ma mi sembra troppo veloce per me. Anche se però è molto divertente. E poi Instagram sta cercando di assomigliare tanto a TikTok. Poi forse TikTok è più creativo.
hai più possibilità di mostrare, se hai delle capacità anche nell'editing così, ti permette di mostrarle in modo migliore rispetto a Instagram, quindi forse TikTok ha degli aspetti positivi che potrebbe per cui potrebbe sostituire Instagram. Allora, io vi ringrazio. Innanzitutto, vabbè, bocca al lupo. Devi sapere, Alessia, che questa trasmissione porta molto bene, per cui il precedente tutor che è venuto qui ha fatto un'ottima carriera, per cui insomma ti auguro il meglio. E Elisa e Francesca, voi andate, siete in vacanza ormai, è finita la scuola. Sì, la scuola è finita. Oh, Speriamo con finalmente. una quarta superiore ottima. Anche voi. Ci Vai. tenevamo anche noi a ringraziare innanzitutto lei per averci ospitato in questa puntata di Infodata, la scuola che ci ha permesso di fare questo laboratorio, questo percorso di PCTO e poi le due docenti che ci hanno seguito in questo percorso, quindi la professoressa Silvia Salini dell'Università Statale di Milano e la professoressa Silvia Dallanoce, la nostra professoressa. Anche Alessia, ovviamente, perché ci ha seguito in questo percorso, quindi Allora, buone vacanze in bocca al lupo. Noi ci vediamo la prossima settimana e sigla e arrivederci. Grazie.